Siamo con Coach De Nora dopo la vittoria contro Reggio Emilia, finalmente dopo una grande partita molto combattuta è arrivata questa prima vittoria. Cosa ha fatto secondo lei la differenza e cosa ha fatto sì che siete riusciti a conquistarla? La differenza, sì, innanzitutto finalmente è arrivata, diciamo che era un po' la cosa che ci mancava, perché abbiamo fatto sì quasi sempre belle prestazioni, mancava solo la vittoria. La differenza è stata niente, ci abbiamo messo più coraggio nei momenti importanti rispetto al solito e l'ha fatta veramente il gruppo, perché questa è una vittoria di gruppo dove i ragazzi hanno dimostrato che sono tutti importanti per questa squadra. Tra i vari cambi effettuati durante la partita ci sono da evidenziare principalmente due prestazioni, quella di Camperi e di Cianciotto. Sì, Campi e Cianciotto si sono allenati molto bene in settimana, sapevo che potevo contare su di loro, quindi nel momento in cui c'è stato bisogno non ho esitato a chiamarli in campo. Sono molto contento, permettetemi di dire anche soprattutto per Filippo Camperi, perché è il più giovane della squadra, va ancora a scuola e ha fatto una prestazione da veterano veramente. La prossima partita sarà a Bergamo, un campo difficile, come vi preparerete? La prossima è un ostacolo quasi insormontabile, Bergamo tra le favoritissime del campionato, una squadra completissima, in più fuori casa, però oggi abbiamo acquisito coraggio e so che andremo a giocarcela con coraggio a viso aperto, poi vediamo cosa raccogliamo. Complimenti e grazie. Grazie a voi.